Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Che cosa vi faccio vedere oggi? Oggi vi faccio vedere delle cose che ho provato per la prima volta e delle cose che invece ricompro sempre. Ma cominciamo con le novità. Allora, la novità è questo rossetto. Questo sicuramente non l'avevo mai provato. Si chiama Water Tint. L'ho indossato proprio adesso, in questo momento, 2 secondi prima di iniziare il video, non sapendo come avrebbe reagito sulle mie labbra. Aspettate. Ok, Enno Transfer. L'ho preso così, per curiosità, non sapevo che cosa, come avrebbe potuto sviluppare la situazione. E è proprio, vedete, sembra acqua. Sembra acqua. È liquidissimo. C'ha un applicatore a spugnetta e quando te lo dai devi stare attento perché, appunto, essendo molto liquido, cioè, sembra quasi che possa colare ed è semi-trasparente, cioè non è corposo, vedete, con il fatto che è acquoso non ha la consistenza proprio di un rossetto cremosa, pastosa o secca, o è buffo, è veramente buffissimo. Praticamente sulle labbra è come se tu non avessi niente, non senti niente, non ha peso, non ha consistenza, però le ha colorate, vedete? E appena asciutto, guardate, non macchia. Quindi, buffo, che dire, carino, veramente carino. Questo l'ho preso su YesStyle, è una delle diavolerie coreane, perché quando vado su YesStyle per comprare le solite cose che ormai compro, come i contorni occhi, come i contorno occhi, magari dico, vabbè, colgo sempre l'occasione per provare qualcosa di nuovo. E stavolta ho visto sto Water Tint che era in super offerta, ho detto, ma fammelo provare. Ma sapete che è carino? Ora, il colore può essere giusto, non giusto, non lo so, io ho preso questo qua, perché tanto poi quando vedo il rosso io non capisco più niente. Però sapete che non è assolutamente... Che mi è venuta una macchia nuova in faccia. Però ecco, devo dire che non è... carino. Più che altro non si sente. Ecco, di una leggerezza assurda. Cioè, tinge le labbra senza avere quella sensazione di avere il rossetto. Poi, allora, che cosa ho comprato di nuovo? Ormai siamo sui trucchi YesStyle, rimaniamo sui trucchi YesStyle. Ho preso questo smaltino della Can Make. Ogni tanto mi viene voglia di provare gli smalti, ma tanto poi ci divento brulla, che non ho provato, l'ho solo swatchato sulla carta, ora ve lo faccio vedere. E ecco. E poi ho preso quest'altro smaltino della Rose Mood Pebble Nail Rom End. Questo qua. Allora, questo me lo sono dato. Questi invece sono gli swatch. Allora, questo qui sotto, come potete vedere, è quello che ho dato sulle unghie. E quest'altro invece è quello della Can Make verde, che non ho ancora provato. Allora, non credo che lo ricomprerò. Anche questo è molto liquido, ha una consistenza molto trasparente. Io non so se è perché è da dare una passata e deve rimanere quell'effetto un po' così acquarellato. Io di fatto, per ottenere questa colorazione sulle dita, ho dato 3 mani, che insomma, ci siamo capiti, io mi stufo a darmi lo smalto, me lo sono provato giusto perché non stavo bene e tanto dovevo stavo lì ferma senza far niente, ho detto vabbè, mi do lo smalto, c'ho tutto il tempo da asciugare, tanto non faccio niente. Però ecco, 3 passate. Allora, la cosa che dicevo, vabbè, 3 passate, ma dura? No. Il giorno dopo, dato questo la mattina, e la sera, nel pomeriggio del giorno dopo, ecco qua che è già saltato un pezzo. Quindi, bah, no. Per me questo è bocciato. Proverò quest'altro verde di quest'altra marca, sperando che sia migliore come durata. Poi, sempre su YesStyle, poi c'è anche altra roba che non è di YesStyle. Sempre su YesStyle ho preso questo qua. Questo era il prodotto sponsorizzato,
che praticamente ho fatto solo un video super veloce su un reel su Instagram perché dovevo far uscire, perché come funziona quando si prendono i prodotti sponsorizzati, sono prodotti che te li mandano gratis, ma te devi farci qualcosa, un video, una recensione, insomma roba così, e gliela devi postare. Il problema qual è? Che è arrivato ovviamente, cioè, con i tempi di YesStyle, è arrivato che io ero malata, stavo malissimo. Ho fatto sto reel proprio giusto per farlo uscire perché il 27 di gennaio scadeva la promo, quindi vabbè, la promo scadeva, però devo dire che i sieri della Unique sono ottimi come tutti i prodotti, quasi tutti i prodotti coreani, la Unique, la Sioris, la Costa SRX, sono tutte marche che non deludono. Non deludono assolutamente, sono sempre ottimi. Per esempio, anche questo è un siero lattiginoso, l'ho già consumato assai, vedete? È proprio lattiginosissimo ed è, si chiama Light Oil Serum. Questa era la sua scatolina, me l'ero messa qui per ricordarmi di farvelo vedere. È un siero antietà, come spesso accade. Ma che cosa hanno di bello? Ecco, i sieri coreani, a differenza di tanti altri sieri che a volte ho provato, che te li dai e la pelle se li beve. Mentre a volte sono dei sieri gelatinosi che poi dopo ti tira la pelle, li senti. Invece questi qui coreani non, è come non averli, è proprio come non averli in faccia, cioè entrano dentro, fanno il loro lavoro, ma sulla pelle ti senti la pelle leggerissima. Io ora stamani sono a viso lavato. Praticamente ho messo il siero e la crema da giorno, anche quella una crema coreana, molto buona, un po' troppo profumata, strano perché di solito loro non fanno le cose molto profumate. E poi vabbè, il contorno occhi, insomma non è che ho fatto, che metto chissà quanta roba in faccia. E quindi niente. Sui sieri si va sul sicuro, ragazzi, vanno bene tutti. Ne avevo preso un altro alla vitamina C, ecco, quello per me è un problema usarlo, perché bisogna darlo la sera, bisogna stare attenti a no, che non vada negli occhi, perché quello lì è veramente super concentrato e lo devo tenere in frigorifero. Quindi che succede? Che fossi a casa mia, il frigo ce l'ho lì a 2 passi dal bagno. Qui io quando la sera vengo a fare la skincare me ne scordo proprio di fare tutto l'appartamento, andare in cucina a prendere il siero, poi c'è una scadenza, che insomma quello non credo che lo comprerò più. E poi che cosa ho ricomprato? Ho rifatto la scorta del contorno occhi, perché questo qui, ragazzi, continua a rimanere il mio contorno occhi preferito. Adesso ne sto usando un altro di Bottega Verde che non è male, ma non ha la stessa funzione di questo. E quindi ho rifatto scorta. Diciamo che io quando ho finito il contorno occhi faccio scorta su YesStyle perché un po' ci mette ad arrivare la roba. Ora, non mesi, però un pochino ci mette, non è come su Amazon che il giorno dopo ce l'hai. E per cui faccio la scorta. Ho preso questi. Poi invece su Amazon ho voluto provare un nuovo latte corpo. Avevo finito quello che c'avevo, sempre che avevo preso su YesStyle, e ho detto vabbè, proviamo un nuovo latte corpo da dare dopo il bagno, dopo la doccia, perché gli oli, se io uso gli oli, ragazzi, distruggo i vestiti, me li sto dando un po' meno, cioè li uso giusto quando viene tipo la fisioterapista la domenica mattina, allora sì, mi fa il massaggio con l'olio e la pelle, tanto se lo beve tutto, quindi perché lo massaggia e se lo beve tutto, ma io appena fatta la doccia non mi va di rimettermi un olio addosso che poi mi unge tutti i vestiti, tutte le canottiere e poi puzzano. E quindi ho detto vabbè, proviamo un latte corpo che non ho mai provato e ho trovato questo Fito Relax. Ho cercato, ho messo i vari sbiffi perché lo volevo vegano, lo volevo naturale, lo volevo cruelty free, con tutte le certificazioni possibili e immaginabili. È anche made in Italy. E
quindi ho detto, vabbè, proviamo. Fito Relax, canapa, latte corpo, idratante e rilassante. E quindi, vediamo un po'. È un latte, però è una cremina, vedete? Cioè, non è... Se vedete dondolare è perché sono appoggiata sull'affarino che regge la ring. È molto leggero, quindi probabilmente per una con la pelle secca fa il giusto, però va bene da dare dopo la doccia, soprattutto in inverno che ti rivesti. Profumo leggero, 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 il che va bene. Mi sto stufando delle creme super profumate, anche perché tanto poi se mi voglio profumare uso il profumo, quindi... buono, mi piace anche questo, ha una consistenza, vedete, cioè è morbidino ma non unge, si assorbe subito, non tira. Non avevo mai provato niente di questa marca, ma allora ho spostato tutto, non avevo mai provato niente di questa marca, però devo dire che non mi sta dispiacendo affatto, quindi boh, contenta di averlo, sì, rimane proprio bellina, vellutatina la pelle, molto buona. Poi veniamo ai prodotti Wild, vi faccio vedere poca roba, mi sono arrivati in omaggio degli altri prodotti dalla Wild, è un'azienda che poi mi ha chiesto se volevo fare l'affiliazione, quindi c'ho anche il link affiliato, e mi hanno mandato, solo che ora quello l'ho di là nel bagno, non ve lo faccio vedere, mi hanno mandato il contenitore in latta del bagno schiuma, nel quale poi ci si mettono le ricariche che sono in un contenitore fatto col bambù praticamente, che poi dopo una volta che è terminato si prende, si butta tutto per benino nell'umido, è compostabile, mentre la latta rimane lì in modo che si possa rifare le ricariche. Ora io ho il codice sconto che si chiama Arasule, se andate direttamente su Wild a comprare, altrimenti vi lascio il link qui sotto, che è un link affiliato come quello di YesStyle, e nel link c'è già compreso dentro il codice sconto, quindi non importa che facciate niente, se voi cliccate sui miei link in automatico c'è il codice sconto incorporato, quindi ecco che cosa mi è arrivato, vi faccio vedere. Mi è arrivato lo shampoo solido, due me ne sono arrivati. Buono, questo qui è cocco e vaniglia, che è il solito, è la stessa profumazione del deodorante che sto usando adesso per le ascelle, della ricarica che mi è arrivata per adesso, che sto usando adesso, e me ne sono arrivati due. Poi mi è arrivata anche la saponetta, questa non l'ho ancora provata, Nourishing Vegan Soap. Ora, io ho il sapone liquido qui per lavarmi le mani. Pensavo di usarla come bagnoschiuma, perché vabbè, quando ho finito quello vecchio che ho, perché praticamente il bagnoschiuma che mi è arrivato nella latta ha una profumazione a mio avviso molto maschile, la sento più proprio per me, non lo sento, quindi lo farò utilizzare a mio marito, e io poi quando ho finito l'altro bagnoschiuma vecchio che ho, magari uso la saponetta, anche perché io è tutta l'estate quasi ormai che mi lavo con shampoo solido e bagnoschiuma solido, e devo dire che mi trovo super bene. E poi mi è arrivata un'altra ricarica del deodorante, queste sono le nuove profumazioni della stagione, me ne erano arrivate altre due, però ho deciso di tenere solo questa. Anche perché, ragazzi, questi deodoranti io li uso, però ce n'ho abbastanza di scorta, quindi insomma, poi sono tutti, anche questi ovviamente vegan, zero waste, cioè, no, guardate che bellini. Sul canale ASMR l'ho fatto vedere come si montano, come si cambiano le ricariche, vedete, queste sono tutte di carta, che poi una volta finite si butta via. È molto fresco questo, quindi questo qui me lo userò per l'estate, penso, o appena arriva la primavera, insomma prima voglio finire quelli che ho già caricato nei distributori della Wild. Bene, vi ho fatto vedere un po' di cosine, e vi lascio il link in descrizione se vi interessa andare a sbirciare,
E poi niente, fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti, se li conoscete. Fatemelo sapere. Ciao!